Buonasera amici di Assistsportivo.com, ci troviamo qui nella nostra redazione per un primo speciale sull'ambito del calcio. Oggi analizzeremo la seconda categoria: quanto lo Sportmania Cerignola con il Mister Michele Schiavone. Mister, innanzitutto, buongiorno e buonasera e benvenuto nella nostra redazione. Grazie, buongiorno a voi, per... grazie per avermi accolto qui nella vostra redazione, appunto. Mister, allora innanzitutto analizziamo prima di tutto, prima di tutto la partita contro l'Atletico Carapelle. Un 3-1 che comunque vi ha decretato sempre di più, sempre primi, però che grande sofferenza. Sì, va bene, domenica scorsa è stata una partita, come dissi appunto dopo la gara, una partita molto sofferta. Perché comunque l'Atletico Carapelle eh, è venuto qui a Cerignola a giocare la partita e ci ha messo appunto in difficoltà. Anzi, volevo appunto, mh, sprecare una lancia appunto a favore dell'attivo Carapelle perché mh, è un organico abbastanza completo. E credo che la classifica comunque sia un po' bugiarda. Perché ho visto una squadra ben messa in campo, una squadra tenace. E, appunto, la classifica è un po' bugiarda. Ecco, mister, comunque in questo campionato ci sono delle sorprese. C'è un'Andrea, una squadra giovane che ha detto anche lo stesso mister Petrone ieri dopo la partita, che è una squadra che sta dando filo da torcere ed è una bella squadra. C'è comunque anche l'Ortanova, un'altra bella squadra, e, insomma una seconda categoria che comunque non sta rispettando tutti i pronostici, è una seconda categoria molto ostica. Sì, va bene, non soltanto l'Andrea la, la, la o l'Orta Nova, è una, una seconda categoria dove comunque la classifica parla chiaro, ci sono delle squadre in vetta che forse hanno un organico un pochino più competitivo degli altri, appunto Sportmina Cerignola, Sauri, Spinazzola, però poi subito dopo ci sono squadre appunto come San Giovanni Rotondo, come l'Orta Nova, come lo stesso Spinazzola. Eh, vabbè tu prima hai menzionato l'Antia che è una squadra comunque giovane eh, fatta appunto di ragazzi dove noi abbiamo avuto la meglio vincendo per 2 a 1 e comunque anche domenica scorsa il Castruccio dei Sauri si è imposto appunto sul terreno loro per 3 a 0 è un campionato dove eh, secondo me ognuno dirà la sua poi comunque ci sono 15 partite all'andata, 15 partite al ritorno eh, le squadre si vedranno molto nel girone di ritorno dove ci sono squadre appunto di bassa classifica che hanno bisogno di fare punteggio. E le squadre di vetta come appunto noi che comunque dobbiamo riuscire a tenere il passo delle altre che ci inseguono. È un campionato duro e che alla lunga comunque darà appunto filo da torcere quasi tutte quante le squadre. Ecco mister, noi stavamo dicendo appunto un campionato lungo un campionato che comunque sta dando anche delle belle emozioni e voi avete avuto degli infortuni ultimamente eh, delle squalifiche che non vi hanno fatto giocare come sapete cioè avete perso un po' i punti di riferimento mancando Jovino, Cascella, Giancola solo per citarne alcuni e avete provato nell'ultima partita domenica Guglielmi a centrocampo non avete provato, era proprio l'esigenza di doverlo mettere là. Perché quando vedete che mi ripeto sempre. Abbiamo tanti infortuni. I ragazzi che hanno avuto l'influenza in quest'ultimo periodo. Però, quando ti mancano appunto 8-9 giocatori importanti domenica scorsa si è dovuto fermare anche Antonio Colucci per un problema abbastanza serio, è stato anche ricoverato in ospedale. Eh, devi un po' rivoluzione la formazione, o meglio, devi cercare un po' di tappare quei, quei buchi che ci sono, con, cambiando un pochino di ruolo a qualcuno un po' più esperto. Eh, domenica è toccato a Guglielmi, che l'ho diciamo, messo centrocambista centrale a fianco a Checco Di Paola e a Casieri, che è, è tornato appunto da, da un infortunio. Eh, mh, quindi quando devi rinunciare a sette, otto, undicesimi titolari non è facile poi affrontare qualsiasi squadra che si può chiamare Atletico Carapelle o si può chiamare Casuccio dei Sauri, comunque è una squadra l'avversario che trovi in campo la domenica e che sicuramente dà il meglio per poter affrontarti e poter vincere la gara. Mister, in questo speciale del lunedì ovviamente analizziamo tutte le tematiche e comunque ci sono mancati degli infortunati che voi avete citato, però avete schierato anche un 97, un ragazzo giovane come Colangione che ha dato dimostrazione insomma, di saper meritare la maglia da titolare. Eh, mi ripeto, Colangione è stato schierato appunto perché dovevo schierarlo e comunque Rosario Corangione, come dicevi tu è un 1997 e comunque aveva già giocato il ritorno di Coppa Puglia con l'audace aveva fatto un'ottima un prestazione domenica l'ho schierato titolare e ha, ha si è dato onore eh, diciamo facendo una bella gara eh, mi dispiace per Matteo Quarto che lo schierato dall'inizio, eh, purtroppo per questa sorte negativa che ci accompagna, è dovuto uscire al, all'inizio del secondo tempo. Poi dopo abbiamo saputo che ha letto con 39,5 di febbre anche lui. Quindi voglio dire un buon belito nero. Speriamo che passi più presto così. Non vedo l'ora di poter schierare da capo diciamo, la formazione al completo o meglio di poter contare su tutto l'organico, perché una volta che tu hai tutto l'organico a disposizione puoi diciamo, scegliere i ragazzi che stanno nella migliore condizione per poter giocare una partita di pallone. Mister, prossimo impegno è contro l'Erdonia, mentre la sua diretta concorrente, che sta un punto sotto, il Castelluccio dei Sauri, allenato dal Mister Borrelli, si incontrerà in derby contro l'Ortanova. Secondo voi, qual è la più difficile trasferta? Il Castelluccio gioca in casa. E comunque, voi andate fuori casa nel terreno loro dell'Erdonia. È una partita che dobbiamo affrontare. Nel, nel modo migliore, ci dobbiamo allenare come ci stiamo allenando sempre, con molta umiltà, con piedi per terra e con voglia di vincere e di divertirci. Andiamo ad Erdogna a giocare con l'Erdogna, appunto ad Ordona, attenti e eh, concentrati per poter mantenere il primato. di il Sauri gioca in casa appunto con l'Ortanova, eh, non sarà una partita semplice, però voglio dire... Vedendo l'organico che ha il mister Borrelli, vedendo la qualità dei suoi giocatori, vedendo la voglia che mettono in campo, eh, penso che dire, in casa non si, fanno, non si faranno scappare l'occasione per conquistare i tre punti. Però il pallone eh, è rotondo e la domenica tutto può succedere. Vedi noi, ieri... Stavamo pareggiando 1 a uno appunto con l'Atletico Carapelle e eh, per, per qualche diciamo minuto eravamo nei secondi e loro primi ecco mister. Giustamente lei ha detto il pallone è rotondo. Il suo cammino con lo sportmania è stato costellato fino adesso da sei partite consecutive, tutte quante vinte, la penultima con il Castelluccio sconfitta E mo avete, adesso avete ripreso la partita contro l'Atletico Carapelle con una grande vittoria. Mentre nell'altra parte, nell'altra concittadina, l'audace Cerignola ha vinto tutto, ma si è fermato contro il Real City Stornarella come sullo 0-0, con grandi polemiche anche. Cosa si vuole sentire dire all'altro collega Massimiliano Gallo? Massimo Gallo, eh, vabbè, loro sono uno squadrone, cioè una squadra che è sicuramente di categorie superiori, no? di, di una categoria superiore. Eh, vabbè, può, succedere nel, può succedere nel calcio che ti possa fermare, non è che devi vincere obbligatoriamente tutte le partite. Giocare in trasferta a Stornarella, che comunque se non ci fosse stata l'audace era diciamo, la candidata a vincere il campionato con l'altra scuola di San Marco, eh, non era facile andare a vincere in casa. Ai reali siti che soprattutto hanno un campo particolare perché il campo è un po' piccolino, è in terra battuta, ehm, diciamo ci può anche stare che eh, vai eh, fuori casa su un campo di una diretta concorrente per eh, la vittoria e ti possa fermare, poi, comunque, dalla parte diciamo dei Corigialo Azzurri dell'Audace hanno ragazzi di categoria, hanno esperienza, sono tutti quanti forti. Eh, non penso che una, un pareggio fuori casa possa compromettere il cammino di, di questa squadra che sicuramente stravingerà il campionato perché è una squadra forte, formata appunto da ottimi giocatori, da un bravo allenatore, da una dirigenza che quest'anno, eh, voglio dire, meno male ha fatto sì che Cerignola potesse avere da capo l'audace nei campionati eh, che contano perché comunque. Cerignola, l'Audace rappresenta Cerignola, quindi io credo che con, cioè sicuramente l'Audace riprenderà già da domenica prossima il cammino casalingo, vincendo la propria partita, e alla fine, secondo me, trionferà sicuramente in questo campionato. Mister, lei ha detto giustamente che l'audace rappresenta Cerignola, ma anche voi comunque non demeritate perché sanno, molti tifosi cerignolani stanno incominciando a seguirvi. Lo stadio l'ultima domenica al campo Cercat comunque era, era pieno, fa piacere avere sempre comunque un pubblico di tifosi che vi seguono. Sì, vabbè fa piacere chiaramente quando l'audace gioca fuori casa, fa piacere che vengano a vedere, a vedere diciamo, noi dello Sportmania che siamo una piccola realtà nata l'anno scorso e che deve seguire il proprio binario, deve seguire la propria strada. Piano a piano voglio dire con la programmazione e con eh, l'utilizzo soprattutto di tantissimi ragazzi di Cerignola. Deve affrontare al meglio il proprio campionato. Ci fa piacere appunto che molti diciamo, cerignolani ci cominciano diciamo, a venire a vedere e apprezzano diciamo, quello che stiamo facendo. E chiaramente, come hai detto, tu fa piacere appunto la domenica vedere gli sparti gremiti di gente. Ecco, lei, Mister, analizzando la sua carriera, eh, lei ha allenato il Maroso Candela, eh, anche, diciamo, è stato per parecchi anni a Candela. Eh, comunque, una formazione lì che non sta vivendo un momento bello, sia in prima categoria, perché comunque non doveva vincere la categoria insieme con l'Audace, doveva dare, però, eh, Naviga nella, nella metà classifica, ovviamente. Quindi, cosa si sente di dire ai suoi ex datori di lavoro del Candela, che so che è rimasto molto legato in quell'ambiente? Vabbè, io devo sempre riprenderti perché comunque il Candela eh, fa parte del campionato nostro di Seconda Categoria, non di Prima Categoria. L'anno scorso fa eh, fatto la prima ed è retrocessa. Mi dispiace che le cose diciamo, vanno male a Candela, però la responsabilità è dei diciamo dei dirigenti. Perché eh, purtroppo mi dispiace dirlo, ma da quando siamo andati via noi, io e tutto il gruppo di ragazzi, loro non hanno più. Vissuto momenti felici perché, perché l'anno scorso comunque sono retrocessi e quest'anno non, non, non stanno avendo dei risultati. Questo è causa purtroppo di cattive programmazioni perché voglio dire, quando si inizia a percorrere una strada eh, con un progetto valido come quello che si poteva avere con il gruppo diciamo, appunto di Gerignola, loro hanno voluto cambiare cioè, pensando di eh, poter. Eh, Uh, andare avanti con uh, le loro idee c'è una dirigenza un po' che è spaccata a metà da quello che so io perché alcuni avrebbero voluto che noi continuassimo e qualcuno in particolare ha voluto che noi andassimo via i risultati purtroppo quando uh, non hai le idee chiare sono questi come non hai le idee chiare non è l'idea chiara della società e poi mi dispiace perché chiunque va non avendo diciamo una, pro, una programmazione seria non riesce ad avere i risultati mi dispiace soprattutto perché io ci tengo tanto a quel paese alla maglia del, del Candela eh, mi dispiace vederli sempre ultimamente diciamo da un anno e più a questa parte nelle basse posizioni di classifica Mister per concludere effettivamente è vero il Maroso Candela che gioca con voi nella seconda categoria ha perso ultimamente 0-3 con il Matinum 5 0, a 0. 0. 0. domenica con, eh, con lo spinazzola. Con lo spinazzola, sì. con lo spinazzola è brutto vederlo, è comunque una gloriosa società che naviga così. Per concludere comunque volevo lanciarle una sfida con mister Borrelli che penso che ci stia ascoltando, eh, se vuole lanciare innanzitutto un pronostico per il derby Castelluccio dei Sauri contro Ortanova, eh, poi sentiremo anche Mister Borrelli che lancerà un pronostico sulla vostra partita contro l'Eredonia Va bene, uno fisso sicuro perché comunque sia a prescindere da chi è la, la, la squadra che incontra domenica prossima il Castelluccio in casa deve vincere come dobbiamo vincere noi per poter appunto puntare in alto quindi eh, con, con Mister Borrelli io ho un conto aperto perché eh, quando ci incontriamo è difficile che riesco a, a vincere, lui è come dicevo io scherzando ultimamente su Facebook, è come la Champion per la Juventus, eh, non riesco a vincere quasi mai e comunque voglio dire anche quando chiaramente non vinco e perdo o pareggio, comunque ho perso contro un avversario capace, un allenatore capace che sa gestire le squadre che allena, eh, riesce a portare avanti bene i gruppi quando allena una squadra e quindi voglio dire perdi con un avversario degno e torni a casa, sì, voglio dire triste per la sconfitta chiaramente, perché nessuno piace perdere, soprattutto poi a me. Però, comunque perdo contro un avversario valido. La sfida che vi lancio appunto è che l'andata ha vinto lui, ma ritorno devo vincere io. Perfetto, grazie, mister. e Alla prossima, crepi il lupo e alla prossima.